Mamma mia, no, tre camion così attaccati con sta curva. Salve a tutti ragazzi, bentornati a bordo dell'ignorante Kamaz del nostro bellissimo, non sappiamo, autista su Euro Truck Simulator 2. Ragazzi, oggi vi voglio proporre un viaggio molto molto bello. Allora, molti di voi, diciamo, dopo la domanda finale dello scorso video mi hanno consigliato di passare la manica e andare in Inghilterra. Noi faremo di più, perlomeno non so se oggi faremo di più, ma l'obiettivo è più in là. Sicuramente passeremo la manica, visiteremo il sud dell'Inghilterra, che dovrebbe avere delle belle coste, ma poi ci imbarchiamo di nuovo perché siamo diretti in Norvegia, in una città piccina che si chiama Stavanger ed è proprio ad ovest della Norvegia, quindi secondo me ci saranno degli scenari super belli già in Inghilterra, ma poi anche lì in mezzo ai famosi fiordi della Norvegia. Tra l'altro noi ci andiamo col camion giusto. Ah, vi voglio dire una cosa, ho pensato, dico, mo dai, visto che tra poco, cioè diciamo alla fine di sto viaggio, secondo me ci prendiamo un altro camion, avevo pensato di fare magari, di prendere l'Iveco per oggi, però c'è un problema: siccome il nostro amico sta lavorando me lo dava in 104 ore, mo 104 ore sono tipo 4 giorni, e se noi ci facciamo scalare mo 4 giorni di rate e magari il tizio non guadagnava poi così tanto, ci troviamo nella merda in pratica con 40.000 euro in meno, quindi meglio di no, partiamo con questo e vaffanculo, che tanto è tutto bello accessoriato, ce la godiamo oppure di più, senza robe strane a schermo, e voilà, un viaggio non da scherzi. C'è molta nave, c'è molta nave, adesso vediamo un po', però non credo lo stesso che riusciremo a farlo integrale. Allora, come si usciva da sto posto? Io mo non mi ricordo, sapete? Da qui, e poi facciamo in questa maniera qua. Dovrebbe essere... dove? Il carico? Fermo, 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 fermo! Noi l'abbiamo lasciato là in fondo, invece adesso dobbiamo prenderci questo qui. Questi qua adesso ci fanno andare proprio... cioè, praticamente al limite ovest della Francia, per prendere, penso, una nave. Perché altrimenti, facendolo da altre parti, si poteva proprio passare col treno sotto la manica, se non vado errato. Che belle ste rotonde, anche quei binari in mezzo. Spettacolo. Ma tra l'altro ci passano i treni. Boh, i tram, quello che so. Comunque ragazzi, c'è anche da prendere il treno. Però non credo che sarà il caso nostro, perché stiamo andando da una parte dove non dovrebbe esserci il collegamento. Il collegamento è più centrale, noi siamo belli a ovest, quindi non credo, ma ci dobbiamo fare un po' di autostrada tipo verso, ecco, verso Rennes. Infatti tutta una serie di rotonde qua in Francia, ma me le ricordo anche dall'altra volta. Stavolta dobbiamo uscire di qua. Perfetto, lasciamo Nantes e ci infiliamo in autostrada. Free range brown, uova large eggs, uovoni, uova grosse, le uova di Pasqua, questo porta. Va bene, caro uovo di Pasqua, io te le vorrei rompere nel paniere, e quindi ti... no, ma va, ci sono le galline, quale Pasqua? Queste sono quelle galline OGM che fanno certe uova. Le galline OGM poi sono belle, cioè direttamente loro. Oh, bello! Ci sono anche delle barche lì ferme, forse c'era un piccolo molo. Ma io penso che questo non sia un... cioè, non è acqua dolce qua, secondo me. Potrebbe essere una rientranza del mare, perché non siamo lontani, eh. Beh, va a saperlo. Qua ci sono delle belle strade intorno, purtroppo noi ci siamo buttati sull'autostrada per forza di cose. Ma vedete lì quelle diramazioni? Altro canale, bello! Salutiamo i turisti. Oddio, un rallentamento cattivo. No, però solo nella corsia di là. Gomme du Monde. Questo porta pneumatici, è lui che rallenta. Tanto che pesano sti pneumatici. No, aspetta, qua, ecco, infatti, ci sono i lavori. Ecco, ecco perché si rallenta un pochettino qua, ragazzi. Stiamo tranquilli anche noi, che si rischia in queste situazioni, eh. C'è la corsia di sinistra che si unisce alla nostra. Ok, abbiamo preso la saggia decisione di stare a destra. Ma sarebbe normale per un camion, a dir la verità.
più che altro è che spesso prendiamo la non saggia decisione di stare a sinistra, è quello il punto. Qua c'è Kimi, e questa è la copia cinese di Raikkonen, si chiama Kimi con CH. Che? Vietate le macchine qua? Oddio, che bella questa rotonda. Hai capito? Si trattano bene qua in Francia, Tutto bello a modo. Teniamola la freccia perché tanto usciamo qua. Vietato sorpasso, striscia continua. E mi sa che siamo arrivati all'imbarco, ragazzi. Non male, un buon passo, un buon passo. Ci stiamo qualificando bene per il Gran Premio di Stavanger in Norvegia. Oh, queste strade mi piacciono, è solo che mi sa che durerà poco. Queste frecce qua per terra, grazie ragazzi di avermi ricordato il loro vero utilizzo, cioè non ti indicano la curva che viene dopo, ma ti indicano che non ci sarà più il tratto tratteggiato e quindi devi stare a posto tuo. Era così, bravi ragazzi! Qua però si potrebbe sorpassare, qua di slancio, vediamo. Oddio, che rischio! Che rischio, solo un pazzo lo può fare, ma noi lo siamo al punto giusto. Perfetto. Oh, bello, 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 ragazzi. Dai che ricominciamo le strade, quelle fighe. Vorrei tutto così. Ma purtroppo ci sono anche le autostrade, però. Cos'è qua? Che? Pericolo di... Cos'è? Ma va! Vabbè, una piazzola di sosta, ma bella, però. Vediamo come sono i porti da ste parti. Ecco, vediamo, c'è la freccia qui. E infatti finisce la linea tratteggiata. Perfetto, ottimo così. Vediamo cosa dice qua, se riusciamo. Questo parasole, sì. Esatto, Roscoff, giusto? E dove dobbiamo andare noi ad imbarcarci? Ecco qua, esatto, Roscoff. Adesso dobbiamo solo capire se dobbiamo prendere quel mostro rosso o no. Intanto, se volete, c'è questa barca a vela che non è male. Ma quel rimorchio? Ma non è l'imbarco questo, ragazzi! Cosa abbiamo combinato e dove siamo entrati? Bisogna trovare un posto per imbarcarsi. Non è qua. Mai proprio. Perché qui... Gallia... Dobbiamo andare più in là. Perché mi sono infilato qua? Questa qua è un'azienda. Qua si ritirano si fanno i lavori. Non si fa il biglietto per navigare. Mannaggia. Più in là dobbiamo andare. Ecco. Eccole. Le corsie per imbarcare. Dicevo io. Mettiamoci nella 1, 2, 3, 4, 5. Tra l'altro, attenzione! Plymouth o Portsmouth? No, visto che dobbiamo andare verso la Norvegia, direi Portsmouth. Dura mezz'ora in più, costa 50 euro in più, ma è più giusto. Per far tagliare così e poi prendere verso qua. Sì. 7 ore, chiaramente si è fatta sera, mannaggia. Quindi i panorami inglesi purtroppo ci sfuggiranno un pochettino. Però vabbè, dai ragazzi, ce la godiamo lo stesso. Ricordiamoci che tra un po' benzina occorrerà un pochettino farla. E attenzione perché qui c'è la guida a destra. Oh, che bello, Dover A27. Quel semaforo lì di fronte aiuta tantissimo. Così possiamo anche superare un attimino questo e metterci già in posizione. Chissà se passiamo da Dover. Tra l'altro, ragazzi, non mi pare diretto, cioè con... in Norvegia la nave. Mi sa che andiamo tipo in Danimarca, roba del genere. E poi ce la dobbiamo fare col camion. Peccato per la notte, perché queste secondo me sono belle strade. Però sono belle pure di notte. Fa niente, ce le godiamo. Guarda qua, guarda qua. Guarda dove passiamo. Sembra una strada ancora di 200 anni fa. Probabilmente lo è. Qua invece l'hanno poi modificata, l'hanno allungata, non si sa. Tutta campagna inglese, che poi tra l'altro al sud-ovest di Londra ci sono queste belle campagne. Attenzione, serie di curve. Siamo calmi, perché veramente è una serie di curve importante. Vediamo se riusciamo con la sesta marcia, se no al massimo possiamo usare la sesta quella... Ah no, ma io ho usato tutte marce corte adesso, che imbecille. Mi ero proprio dimenticato di sta cosa. Vabbè, meglio così. Questa sesta corta va bene qua. Poi se il camion piglia il ritmo... Ecco perché prima sull'autostrada, che stupido. Ho anche detto che mi sembrava che il camion andasse un po' fuori giri per il carico. Non è che andava fuori giri. Sono io che sto usando le marce corte. Questa è quella alta invece.
Pausa benzina, ragazzi. Che qua si sa com'è il passato, ma non si sa com'è il futuro. Corsia centrale dice Dover. Figata Dover. Sulle coste, quelle belle, ma col buio si vede poco, anche se ci dovessimo passare. Però non credo perché non ci dobbiamo addentrare. Qua dobbiamo andare semplicemente a pigliare un imbarco. Attenzione qua, che si gira intorno. Ci abbiamo sto tizio davanti che ci fa strada. Vabbè, ma pure due corsie st'uscita. No problema allora. Gira il camion, gira. Che fai? Perché non ti convince questa curva? Ehi amico, guarda che io mi sto fidando di te. Se non vai tu, non vado io. Un altro po' di misto. Non mi fido a superare questo perché vedo delle brutte curve qua. Poi soprattutto dall'interno così, che sarebbe sbagliato. Sarebbe giusto da noi, ma è sbagliato di qua. E quindi lo facciamo, no? Mi sembra giusto. No, vabbè, ok. La curva è meno brutta del previsto. Che cos'è questa roba rossa qua? Una stazione di servizio bella. Esatto, di qua e di là. Non facciamo la stronzata di prima. Cambiamo il range. Oh! Che fai? E che cazzo fa? No, ma stiamo scherzando! Ciccio, mi hai messo in strapericolo! Cazzo, la frenata che non ho dovuto tirare! È impazzito! Prima si butta di là, poi... Ma perché? Si è messo a sinistra, ma poi non doveva uscire qua. Si è rimesso a destra, poi tutto a destra di nuovo, ma... Oh! Capito che io faccio certe manovre, ma le faccio in controllo. Tu sei proprio totalmente uscito di testa. Allora, guarda che scagliato che è. Passa l'amico nel curvino stretto qua. Mamma mia. Mamma mia. No, tre camion così attaccati con sta curva. Ragazzi, manteniamo un attimo un po' di distanza. Così. Non dico di sicurezza, perché di sicurezza qua non ne vedo. Qua siamo un po' interni, lì c'era scritto il paese, ma non l'ho potuto assolutamente cogliere. Questa è una rotonda. Bella sportiva. Sul cordolo. Ah no, siamo arrivati, ok, ferries. Ci sono le navi qua. Ah, ho capito perché non aveva sonno il tizio. Perché in nave dorme, giusto? Nei viaggi in nave si riposa. Meno male. E vaffanculo! Questo è già tratteggiato proprio direttamente in mare, ti devi buttare. Anche questa c'ha due destinazioni, ovviamente noi non abbiamo dubbi stavolta però, perché qua, cioè torniamo quasi indietro, quasi Però dovendo andare verso la Norvegia sicuramente si arriva qui. Vediamo cosa troviamo intanto, perché sono 19 ore di viaggio. E no, invece vi dico una bella cosa ragazzi. Ci facciamo questo pezzo, poi è tutta nave ancora una volta. E poi siamo arrivati, quindi no, proviamo ad arrivarci in questo episodio, così nel prossimo siamo più liberi, magari se c'è qualcosa là intorno, vediamo se riusciamo a comprarci un camion, non lo so, se magari l'altro stronzo comincia a guadagnare qualcosa, speriamo di sì, andiamo, non perdiamo tempo. Naturalmente con 19 ore di viaggio in nave, vuol dire che cioè quasi in giorno, meno 6 ore, visto che erano già le 3 del mattino, naturalmente siamo di nuovo a sera. Porca vacca, se fa dormire sta strada. Ma perché notte vedo solo la strada e sono tre quarti d'ora che osservo il coso delle mie luci qua. Non riesco a vedere niente intorno, speriamo di arrivare presto, correndo come un dannato. È tutta dritta sta strada, non c'è niente, non c'è un autovelox, non c'è un'altra macchina, un camion. È proprio vero che si muove una foglia da ste parti, oh. Viva l'Italia, bordellari tutta la vita. Oh zitti, si muove qualcosa, dobbiamo cambiare strada, oddio, ciao, sparato pure quello, lo sanno allora, qua c'è un due corsie e noi teniamo cosa? La sinistra, sì perché qua c'è la stessa cosa ma si va dall'altra parte, dobbiamo prendere l'altra direzione, noi mettiamo una freccia e giriamo qui, dove ha girato quello. Magari non proprio perché lui viene dal di là. Ma qui. Ok. Ah, questo è uno lento, già lo vedo. Magari c'è anche roba infiammabile, per carità. È una bomba che cammina, quindi possiamo anche comprenderlo. Dai! Che c'è? Ah, no.
pâturage, questo concime, cos'è sta roba? Ma non l'ho mica capita sta frenata, c'è la corsia, ce l'hai qui, eh? Cosa succedeva se ti mettevi qua così ad aspettare, piano piano invece di inchiodare davanti all'uscita proprio? C'ho proprio voglia di nuovo camion, non so perché, devo adesso faccio i salti mortali, mi organizzo con il collega. Dobbiamo riuscire a prenderne un altro, ragazzi. Bello ignorante sempre. Hirtschals! Esplorate! Sì, ma sto cazzo di furgone, no? Io dovevo andare a destra. Speriamo di non dare fastidio a nessuno. Chiediamo scusa, mettiamo una freccia. Vero che devo andare a destra? Sì, eccolo. Ok. No, perché c'è lo Scania qua dietro che deve girare pure. Eccolo! Mamma mia, no, ci siamo toccati. Scusa, è colpa mia. Aspetta. Marca puttana, ragazzi, ho fatto la stronzata. Che poi quello va dritto. Vabbè, io volevo fare due chiacchiere, no? Mi perdoni così, proprio? Vabbè. Oh, mamma. Prima o poi sarebbe successo, ma vabbè. Non è per la guida spericolata, è perché non conoscendo le strade non mi sono allineato bene. Però non abbiamo inguaiato il nostro camion, L'abbiamo preso col rimorchio dell'azienda. Però cosa di niente, cosa di niente. Non so quanti soldi gli abbiamo dato, forse voi l'avete letto, sicuramente lo rivedrò io. Vabbè, strisciatina, dai. Purtroppo mi dispiace per lui perché gli abbiamo preso il camion a lui, non il coso dietro, che chissà quante botte piglia. Era un bello Scania. Sono un po' dispiaciuto, però siamo arrivati, credo. Cioè, queste sono spiagge. Oddio, sono spiagge queste, belle. E infatti qua ci imbarchiamo e siamo arrivati in pratica, ragazzi. 9 ore e 30, altri 1.600, raga, mamma mia, siamo andati a perdere sto viaggio, altro che... Che macchina è questa? Una Skoda era. Per capire un po' la fauna automobilistica della Norvegia, visto che un po' cambia, perché in Francia c'erano tutte francesi. Chissà qua cosa si portano, probabilmente le tedesche. O anche roba appunto tipo ancora più nordica. Siamo arrivati... è qua. Sa di sì. Ok. Questa è la zona industriale di Stavanger. Poi è più carina sarà. Ok, proviamo a girarlo adesso. Salve. Paura, di prendere dentro a quello lì. Voilà. Storto ma buono. Ok, ragazzi, io me ne vado un pochettino verso il centro abitato un'altra volta, perché voglio capire se c'è qualcosa di interessante qua, magari qualche concessionario o qualcosa da scoprire. Voi intanto fatemi sapere cosa vogliamo, cioè nel senso, se volete che mi impegno un attimo, faccio qualcosina per arrivare ad una cifra per prendere il prossimo camion la prossima volta, perché lo sto dicendo sempre, poi i soldi non sono mai abbastanza, me lo dite e io mi faccio trovare al punto giusto sempre lunedì prossimo per comprarci un bel nuovo camion. Altrimenti, se vogliamo stare qua intorno, perché poi comprando un nuovo camion penso che torniamo praticamente a Roma. Noi abbiamo ancora il prestito da saldare, prendendo un nuovo camion possiamo anche cominciare tipo a viaggiare verso l'America. È solo che ci vogliono giorni e quindi con il prestito e andiamo un po' a rimetterci. Quindi, ragazzi, mi fate sapere queste cose nei commenti. Io sto andando al centro di Stavanger, facciamo un po' di spesa da mettere qua dietro nella nostra cabina. Vi abbraccio, ragazzi, un mega saluto e ovviamente alla prossima. Ciao!